Ciao a tutti, sono Barta. Lo sapete benissimo, qui dentro si parla praticamente sempre di fumetti. In alcuni video faccio degli approfondimenti, in altri faccio dei video acquisti, ma c'è un'unica cosa che qui dentro vi interessa più dei fumetti. Sto ovviamente parlando dei giochi del Nintendo DS, motivo per cui oggi andremo ad aprire assieme un sacco di pacchetti, veramente, veramente troppi. Non mi perdo nemmeno a contarli. Il titolo del video serve solo ad attirare spettatori, non c'è nessun conflitto tra Nintendo DS e 3DS, però quello che posso dirvi è che nelle ultime settimane mi sono dedicato ancora di più al catalogo del Nintendo DS. Se dovessi scegliere una sola console tra DS e 3DS, sceglierei sicuramente il Nintendo DS, è inutile dirlo. Quale altra console portatile vi consente di giocare giochi del DS e giochi del Game Boy Advance? È davvero una feature fantastica. Senza contare che sicuramente il catalogo del 3DS è grande, ma quello del DS è davvero sterminato, motivo per cui mi sto dedicando a dei recuperi davvero davvero interessanti. Preparatevi, mi vergogno molto, ho recuperato dei giochi veramente costosi a questo giro. Giochi che sono praticamente citati in tutte le liste dei migliori giochi per DS. Aggiungo un piccolo dettaglio riguardo appunto a questa ipotetica faida tra DS e 3DS che non esiste. La mia preferenza è anche data dal fatto che il DS è davvero una console resistentissima. Una console che non ho problemi a mettermi nel giubbotto e portarmi in giro tutti i giorni, mentre invece il 3DS mi dà un pochino più l'idea di essere, come dire, non una console fragile, ma sicuramente una console che ha bisogno di un pochino di attenzione in più. Ecco, diciamo che non mi infilerei un 3DS nella tasca del jeans, mentre invece lo faccio tranquillamente con Nintendo DS. Quindi, senza ulteriori indugi, andiamo ad aprire un po' di pacchetti. E dunque cominciamo ad aprire alcuni di questi millemila pacchetti che mi sono arrivati in questi giorni. Comincerei con questo simpatico anonimo pacchettino bianco, abbastanza spesso. Questo dovrebbe contenere ben due giochi a memoria. Vediamo un pochino in che modo ho speso i miei soldi questa volta. Ok. Questi ho ben presente che giochi sono. Sono giochi di cui so davvero pochissimo, so ben poco. Giochi che mi sono stati consigliati da vari amici, tra cui Vito, che ringrazio tantissimo. E sono giochi sigillati, fra l'altro. C'è infatti un venditore specifico su eBay che ha tutta una serie di giochi ancora nuovi, ancora incelofanati, che mi incuriosivano tantissimo, tra cui Flower, Sun and Rain, Murder and Mystery in Paradise, un gioco sviluppato da Rising Star Games, oppure semplicemente distribuito da Rising Star Games. Io vi ripeto, non so un cazzo di videogiochi, ci tengo a sottolinearlo perché forse è semplicemente la casa distributrice, io non mi ricordo. Sono solo un patito di giochi per Nintendo DS, ma non so davvero una sega. Risolvi l'enigma che si cela dietro al mistero, apparentemente infinito, che la vita di Sumiomondo è diventata dal suo arrivo sull'isola Lost Pass. Al Flower, Sun and Rain Hotel si imbatte in un'avventura intrigante. Un gioco realizzato da Suda51, persona che ho sentito nominare in diversi video di Gekigemu. Come al solito, Gekigemu è la mia fonte di approvvigionamento quando si parla di giochi strani e assurdi. Anche se, come vi dicevo, questo me l'ha consigliato un amico, che saluto ancora una volta, dicendomi che è davvero una chicca di videogioco per Nintendo DS. Dovrebbe trattarsi di un gioco ad enigmi, anche questo è stato un acquisto fatto praticamente al buio, a scatola chiusa, perché mi intrigava moltissimo. Allo stesso modo, appunto, dallo stesso venditore ho recuperato questo Dungeon Maker, gioco che ho recuperato sia perché, di nuovo, Rising Star Games, ma perché appunto il venditore su eBay aveva una promo sicuramente interessante, perché non solo la spedizione era gratuita, comprando due oggetti il secondo era molto scontato. Quindi, insomma, nonostante io non sia un fan dei JRPG, questo sembrava carino, soprattutto per quanto riguarda l'interazione che puoi avere con i luoghi. Proprio perché, come recita il retro di copertina, puoi creare le tue segrete personali, ovvero appunto interagire con i dungeon in maniera molto particolare. Oltretutto, il design dei mostriciattoli del gioco mi intrigava abbastanza. Su questo gioco ho sentito pareri contrastanti, non lo so, sicuramente non sarà uno dei giochi che giocherò nell'immediato, però avendolo trovato veramente a una cifra ridicola, ancora impacchettato, insomma, mi dispiaceva lasciarlo lì. Proseguiamo con il secondo pacchettino. Dunque, qui c'è l'imbarazzo della scelta, ci sono un milione di pacchettini. Continuiamo con questo. Opla, il secondo gioco è... Ok, è proprio il mio amato Kirby. Si tratta di Kirby Mass Attack, gioco del 2011, un giochino che ho già provato e ora vi spiego velocemente come mai l'ho già provato. Ecco qua la spiegazione. Semplicemente ho comprato la scatola vuota, completa di manuali, ma senza il gioco, perché il gioco l'avevo già trovato un bel po' di tempo fa a 2,50 € in un mercatino. Il paradosso quindi è che mi è costata di più la confezione con il manuale che la cartuccia. Vabbè, non ne parliamo. Questo è un gioco amatissimo, uno dei Kirby più apprezzati su Nintendo DS. Sapete che adoro Kirby, lo amo alla follia. Dovevo assolutamente fare mio e completare anche questo capitolo per Nintendo DS. Kirby è stato diviso in 10 copie di se stesso. Accompagnalo in questa straordinaria avventura e aiutalo a tornare come prima. Vabbè, raga, io non so che dire, sono veramente un fanboy totale di Kirby.
proseguiamo con un pacchettino un po' più grande. Questo presumo provenga da Vinted, visto che è stata riutilizzata malamente una confezione di Amazon. Come vi dicevo, sono tutti giochi per Nintendo DS, forse tranne una piccola eccezione, però insomma a questo giro niente giochi per Nintendo 3DS. Riesco a intravedere le chicche che sono contenute all'interno di questo pacchettino e sono sicuro che qualcuno di voi già ha riconosciuto questo giochino sulla mia sinistra. Allora, cominciamo con lo sfilarne uno. Eccolo qua. Si tratta di Ghost Trick Detective Fantasma. Questo è uno dei giochi rari a cui facevo riferimento nell'intro del video. Giochi che, volente o nolente, se vuoi recuperare nel 2023 o nel 2024 o nel 2025, che cazzo di anno siamo? Se vuoi recuperare nel 2024, devi prepararti a spendere un pochetto. In questo caso mi sembra di aver speso una quarantina di euro. Non mi attaccate nei commenti, so di essere uno spendaccione, ma non ho altre spese nella mia vita se non giochi del Nintendo DS e fumetti. Sei morto, benvenuto nel mondo degli spiriti. Risvegliati nei panni di Cecil, vittima di un omicidio, e ora dotato di poteri spettrali di possessione. Usa i tuoi nuovi poteri per manipolare gli oggetti e risolvere enigmi e svelare il mistero. Da chi sei stato ucciso? Perché? Cosa hai messo in moto? Hai una notte per scoprire la verità prima che sia troppo tardi. Mi intriga veramente veramente un sacco, anche perché è uno di quei giochi che viene perennemente citato come uno dei migliori per Nintendo DS. Gioco del 2010, creato da Shu Takumi, creatore della saga di Ace Attorney. Misteri, indagini, vado a nozze con queste cose. Mi sembrava davvero carino, il gameplay sembra veramente fighissimo. Sembra anche molto figo il modo in cui puoi interagire con gli oggetti. Questo sarà sicuramente uno dei primi giochi di questo video acquisti che proverò. Fatemi sapere nei commenti se ci avete giocato. Proseguiamo con il secondo giochino di questo pacchetto. Zio, nonna mela, zio, peratunse, papà, papà kiwi, papà kiwi. Ivide Kiwi. Ebbene sì, dallo stesso venditore ho recuperato Ivide Kiwi. Penso si legga così: Ivide Kiwi. Ivide Kiwi. Ivide Kiwi. Chi può dirlo? Punto di domanda alla fine del titolo. Ottima scelta di marketing. Ancora una volta Rising Star Games. Si tratta di un gioco realizzato da Yuji Naka, che, esattamente come mette in bella mostra questo bollino in copertina, è uno dei co-creatori di Sonic. Ho visto un po' di gameplay, mi attirava tantissimo questa copertina super cute. Sembra veramente un platform atipico in tutto e per tutto, che ha come protagonista questo uccellino appena nato. Aiuta Ivy a trovare la via di casa mentre si fa strada saltando, roteando e distruggendo gli ostacoli sul proprio cammino. Cosa mi incuriosiva di questo gioco è il fatto che non hai il controllo diretto del personaggio che è protagonista della vicenda. Infatti lo controlli tracciando delle linee sul touchscreen del DS mentre lui si muove indipendentemente a destra e sinistra. Tu puoi solo cercare di indirizzarlo, di fare delle piccole rampe che possano farlo salire e andare oltre degli ostacoli, e soprattutto queste linee le puoi tirare come se fossero degli elastici e lanciarlo appunto come se fossero delle piccole fionde per proiettarlo lontano rispetto a dove si trova. Non lo so, mi sembrava davvero bellino. Era qualcosa di diverso. Manuale a colori, questa è una novità. Oddio che bellino. Probabilmente nel 2010 non si stava andando al risparmio come adesso. Insomma, un giochino che forse può essere annoverato tra le hidden gems del Nintendo DS, perché questo non lo vedo citare quasi mai, rispetto invece a Ghost Trick, che invece viene tuttora nominato molto spesso. Andiamo avanti, altro pacchettino. Questo video sta venendo fuori molto lungo, questo pacchettino è anche un po' sfondato, triste io, vediamo se è ancora integro. Ai miei tempi, quando ero io postino, i pacchi non li trattavo così male. Vediamo un pochino cosa contiene questo pacco. Ok, anche qui vi do un paio di secondi per indovinare di che cosa si tratta. Si vede una mano, uno spiraglio viola. E dunque, ho recuperato, ragazzi, in inglese, perché in italiano è un salasso. Oddio, forse non esiste nemmeno? Non mi ricordo, forse sì, mi sa tanto che questo gioco è inedito. Vabbè, sinceramente non ricordo se l'ho fatto per taccagneria, perché costava un pochino di meno in inglese, o se proprio fosse un gioco inedito in Europa. Non, vi giuro, non me lo ricordo. Comunque, ho recuperato 999 per Nintendo DS. Titolo completo del gioco, 9 Hours, 9 Persons, 9 Doors. Gioco per Nintendo DS del 2009 che fa parte della serie Zero Escape. Vi ricorderete sicuramente di questa serie perché vi ho mostrato in un precedente video acquisto
acquisti, Virtue's Last Reward per Nintendo 3DS, che è il seguito diretto di questo gioco. Capite bene che quindi dovevo assolutamente recuperare questo giochino veramente, veramente raro. Anche qui la spesa è stata abbastanza ingente, forse sui 50 euro, può essere forse di più. Si tratta di un'avventura grafica, una visual novel. Questa serie ha dei sequel anche su PlayStation 4 e questo è proprio il primo capitolo di questa serie. Ed ha come protagonista un ragazzo di nome Junpei che si sveglia a bordo di una nave rapito assieme ad altre 8 persone. Ah, non riesco ad aprirlo! Le custodie americane sono sempre più rigide. È ovviamente un gioco ad enigmi in cui appunto il protagonista è intrappolato su una nave assieme ad altre 8 persone. Da quello che ho capito è un thriller con degli elementi fantascientifici, quindi staremo a vedere, mi sembra davvero una chicca. Anche questo è un gioco che viene spesso tirato in ballo, nominato e ricordato, però insomma non l'ho mai visto in giro, proprio per la sua evidente rarità. Continuiamo, un pacchetto un po' più grande, non ricordo di aver ordinato cose gigantesche, quindi boh, strano che sia così grosso. Non riesco a entrare, non riesco a penetrare. Ok, forse ci siamo. Ho creato un pertugio. Qui c'è una piccola mummia. Cosa sarà mai, ragazzi? Il gioco di Peratoons per Nintendo DS? Chi può dirlo? Chi può dirlo? Chi può saperlo? Ebbene, bene, bene, si tratta di Point Black per Nintendo DS. Questo è davvero uno di quegli acquisti che mi fa dire: ah, godo, che bello il Nintendo DS. Una console per cui posso ancora comprare dei giochi spendendo pochissimo. Questo l'ho pagato veramente una miseria. Ebbene sì, in questo video ci sono giochi anche per voi che, insomma, avete pochi soldi. Mi dispiace perché questa serie di video era iniziata tanto bene dicendo: oh, che bello, posso comprare giochi per il Nintendo DS senza spendere molto. E invece ora stiamo prendendo una deriva orrenda in cui io vi mostro giochi che costano 50-60 euro. Però questo l'ho pagato ben 7 euro, come recita questo cosino, questo caccolino inserito all'interno della custodia. Sembra uno di quei giochi matti pazzi in culo per Nintendo DS realizzati da un qualche giapponese pazzo. È uno shoot 'em up del 2006. Oddio, 2006 mi sembra strano, sto guardando gli appunti qua a fianco a me, però così ho scritto. Uno shoot 'em up del 2006 pieno di minigame in cui bisogna sparare a vari obiettivi, e su internet ci sono delle recensioni veramente veramente varie. Alcuni che lo definiscono una hidden gems totale, un gioco che va riscoperto e apprezzato, insomma una gran figata, e altre persone che invece ne parlano, insomma, con un fare tiepido. Non vedo perché trattenermi e non buttarmi io stesso in questa avventura per scoprire se è un gioco che ha senso comprare nel 2024. Io amo questi giochini, così come ho amato Rhythm Paradise. Spero di adorare questo giochino in cui appunto bisogna sparare a vari obiettivi con il pennino. Ho visto alcuni gameplay, mi sembrava una robina delirante adatta ai miei gusti. E poi questa copertina è super super accattivante, cioè questi colori, non lo so, mi hanno convinto all'acquisto dopo un secondo. Continuiamo con gli ultimi due pacchetti. Se ho fatto bene i calcoli dovrebbero essere rimaste qui sul tavolo due cose ben specifiche. Vediamo un pochino. Allora, questo dovrebbe essere l'ultimo gioco per Nintendo DS di questo video. Sì. Oh, wow, Dio santissimo, che bellezza. Non ci credo che finalmente ho tra le mani Okami Den per Nintendo DS. Wow. No, ragazzi, non avete idea di quanto io sia felice di tenere tra le mani questa robetta. Mamma mia, bellissimo. Sono riuscito a comprare Okami Den per Nintendo DS, in più nella sua versione europea, senza dover ricadere nell'edizione americana per spendere di meno. Ovviamente ho speso un pochetto per questo gioco, non ve lo nascondo. Mi sembra di aver speso 60 euro, probabilmente è il gioco più costoso di questo video acquisti e probabilmente il gioco più costoso in assoluto che io possegga per Nintendo DS. Prima di parlarvi di Okami Den vado ad aprire l'altro pacchettino, così vi parlo in combo sia di questo gioco che dell'altro. Il terremoto. Dicevo, che cos'è Okami Den? Lo scoprirete tra un secondo. Prima fatemi aprire anche questo pacchettino perché voglio parlarvene in combo con un altro titolo. Erano secondo me due titoli che andavano recuperati assieme. Speriamo sia arrivato tutto
intero, tutto intonso, penso proprio di sì. Ok, ho recuperato anche Okami per PlayStation 2. Andavano assolutamente recuperati in combo questi due titoli. Okami io l'ho già provato un sacco di tempo fa sulla mia PlayStation 2 durante la mia infanzia barra adolescenza. Era un gioco veramente veramente splendido, soprattutto dal punto di vista visivo, perché appunto utilizzava questo cel shading veramente veramente notevole. E dunque, che cos'è Okami? È un gioco del 2006 uscito su PlayStation 2 e poi successivamente trasportato su qualsiasi console, qualunque, però io appunto volevo la versione per PlayStation 2. Lo potete trovare sulla 3, sulla 4, su qualsiasi console, veramente è un gioco che potete trovare ovunque. Ero tentato di recuperare la sua versione per Wii, ma ho letto in giro che insomma tra le due era preferibile avere l'edizione per PlayStation 2. Okami ha come protagonista la dea Amaterasu, che scende sulla terra sotto forma di questo lupo, che è appunto il protagonista che controlla il videogiocatore. Lo stile pittorico di questo gioco è incredibile, si rifà moltissimo allo stile pittorico giapponese chiamato Sumi-e, motivo per cui potete notare davvero queste pennellate in nero che sono splendide. È ovviamente un gioco che si rifà moltissimo alla mitologia giapponese ed è un gioco in cui il videogiocatore con un pennello può interagire nel gioco. Un gioco che avevo già giocato, ma che insomma finalmente posso rigiocare nella sua interezza. Sono passati davvero forse 15 anni, forse di più, dall'ultima volta in cui ci ho giocato. Ripeto, Okami è un gioco del 2006, invece Okami Den è il suo seguito diretto, uscito 4 anni dopo, nel 2010. Il protagonista di questo gioco è invece il lupetto figlio del protagonista di Okami, lupetto chiamato Chibi Terasu. Io sono ancora più curioso di provare questa versione per Nintendo DS, questo seguito, proprio perché, come vi dicevo, c'è di mezzo un pennello e sono curiosissimo di vedere come è stato sfruttato l'utilizzo del pennino del Nintendo DS e del touchscreen qui sul DS, proprio perché, insomma, bisogna disegnare delle cosette e mi intriga tantissimo questa feature. Anche qui c'è tutta un'estetica spettacolare, tutto in cel shading, tutto bellissimo. Okami Den è ambientato 9 mesi dopo i fatti che si svolgono in Okami, e da quello che ho capito vede coinvolti alcuni dei personaggi che ritroviamo anche in Okami. Sono davvero intrigato da entrambi questi giochi, fatemi sapere se li avete giocati, anche se presumo che in percentuale sia molto più facile che abbiate giocato ad Okami che ad Okami Den. Questo è davvero un gioco abbastanza raro per Nintendo DS. Sono curiosissimo di ritrovare tutto il pantheon della mitologia, dello shintoismo giapponese all'interno di questi due giochi, quindi sono davvero davvero carichissimo. Non vedo l'ora di godermeli entrambi. Il video finisce qui, grazie mille a tutti ragazzi. Spero che i miei numerosi acquisti di oggi vi abbiano in qualche modo intrigato o interessato. Come al solito, nei commenti fatemi sapere se avete giocato a qualcuno di questi giochi e se avete dei consigli, perché io sono sempre a caccia di altri giochini per Nintendo DS che mi sono perso durante la mia infanzia barra adolescenza. Guardate che belli, sono così contento di avere tutto ciò tra le mie mani! Oh, cazzo, mi stavo dimenticando di una cosa. Non vi ho mostrato i... vediamo se sono a fuoco. Ok. Non vi ho mostrato le cosette che ho comprato in giro per Torino in questi giorni. Ovviamente sono sempre giochi del DS e del 3DS, quindi insomma, eccovi una rapida carrellata di in che altro modo ho speso i soldi in giro per Torino. Ok, dai, su, in rapidità mostriamo anche un po' di amore per Nintendo 3DS, perché in questi giorni gironzolando tra vari mercatini ho recuperato a ben 3 euro questa copia completa, tranne che in realtà è incompleta, di Pokémon Zaffiro Alpha, con tanto di scatoletta, scatolina, steelbook, manuali e quant'altro. Manca solamente la cartuccia, che sono sicuro di riuscire a trovare nei prossimi anni, a poco, si spera, in un altro mercatino. Però guardate che bellino, c'è tutto il cartoncino, tutto quanto. Manca solo il gioco, ma cosa volete che sia, lo troverò. Dopodiché ho recuperato un altro Kirby, questo so che è uno dei Kirby più apprezzati in assoluto, ovvero Kirby Planet Robobot, già provato e già vi dico che è davvero davvero fighissimo. Che bellezza, io adoro Kirby, quanto cazzo è bello Kirby! Dopodiché ho recuperato un'altra chicca per Nintendo 3DS, Shovel Knight, è vero, sì, questo è uno di quei giochi che potevo comprare su qualsiasi altra console, soprattutto è un gioco che si può giocare sul PC, ma Dio santo ragazzi quanto è bello questo gioco sul Nintendo 3DS, ha una grafica spettacolare, sembra davvero uscito da un'altra epoca, sembra veramente un gioiello ritrovato del passato, davvero una piccola chicca. E con questo davvero abbiamo finito. Fine. Grazie per aver visto il video fino qui, spero che vi abbiano interessati i miei acquisti. E questo è quanto. Fine. Baci baci. Fatemi sapere anche nei commenti se avete recuperato qualche gioco strano per DS nell'ultimo periodo. E basta. Ciao a tutti. Io amo il Nintendo DS, vaffanculo Nintendo 3DS, il DS è meglio, dissing è bellissimo, è meglio di...